Ciao a tutti bellissime e benvenuti in un Ai Mai. Allora, come avete visto, abbiamo iniziato a fare questi vloghetti, li chiamiamo così. Fa freddo. I vloghevski. Fa freddo qui in Siberia. Sì, in Siberia. In Siberia. Comunque, in questo video, in questo... Scusa. Basta. Sì, in questo fine settimana, questo video fine settimanale, abbiamo pensato di fare un Ai Mai. Infatti vi abbiamo chiesto su Instagram di lasciarci degli Ai Mai, perché non so come altro dire. Ai Mai. E ci siamo preparati i fogliettini. Quindi, appunto, i miei me li ha fatti Lari, ve lo dico. Dai, raga, sono troppo belli. Questo è lui. Sono io in tutti e due. E qui è la O del no, capite? Però anche qua è una O, quindi è Sio. No, non è Sio. È Siu. Qua è no tomorrow. E qua è Siu. No, questo è no perché... Però sembra una vecchietta, vero? Tra l'altro gli ha evidenziato il neo, ragazzi. Che infame. Bene, bellissimi. Allora, come abbiamo detto dal titolo, oggi sceglieremo delle domande... No, questa è la mia Instagram story. Ok, niente. Allora, non abbiamo ancora scelto le domande perché volevamo fare così una cosa in diretta, insomma. Esatto. A pelle, ecco. Quindi li sceglieremo. Allora, il post era tipo questo, che ovviamente sì, si vede tantissimo proprio, madò. Vabbè, io così. Non facevo okay. Prima fare uno screen del post e poi no, stai zitto. Allora, andiamo con una cosa a caso, così. Proprio... Poi le crepa il telefono perché fa schifo. Allora, Noemi Tash o Noemi Tash? Noemi Tash trattino basso. Ok. Hai mai tirato un pugno sulla scrivania per la rabbia? Così tanto da non riuscire a fare un percorso? Un percorso di Minecraft, immagino. Non lo so, probabilmente. Allora, su quello sicuro. Cioè, se... Lari, devi rispettare le regole del gioco. È la prima volta che lo facciamo. No, sì, infatti. Comunque sì, sì. Pugni e anche di peggio. Perché... No, ma io, raga, ci sparo degli scleri. Lei soprattutto fa schifo. Okay. Faccio così. E mi sono fatta male. Vabbè. Bravo. TGK, Jordan Zonta. Raga, che nomi complicati che avete. Scusate se li pronuncio male. Hai mai fatto uno sport? Grazie al cielo, no. No, scherzo. Lari! Ah! Cioè, no, non ci vuole sì, tanto. Sì, no, potrei dire. Perché sì, no? Perché in pratica andavo sempre alla prima lezione e poi non ci andavo più. Ma lei faceva, sapete quelle cose della prima, che la prima la è prima gratuita? È gratis, poi e ciao. Quindi lei ne approfittava. Look at Mickey ci fa un Ai Mai fondamentale. Ai Mai scorreggiato in classe. Vabbè, raga, no, dai. No, dai, beh, ovvio, una classe di maschi, 25 persone. Era abbastanza quotidiana come ma cosa. È normale, è un uomo, cioè dai, Lari, devi capire. Oh, questa è bellissima. Questa ce l'ho. Allora, dai. Sara Mormone, hai mai fatto una figuraccia così grande da andare via da quel posto? Io sono tutte sì, Però ve lo spiego perché c'era anche Lari. Allora, è stato tipo 2-3 settimane fa, ci eravamo appena trasferiti. Ti ricordi la scena da H&M? Ah, no, vabbè, sì. Scena da H&M. Allora, ragazzi, qui dovete capire che la gente parla a voce molto bassa. Tipo in questo modo. Non si capisce niente. Cioè non si capisce niente. Poi ovvio che dal labiale sembra fermo e non si capisce un tubo. E niente, questo qua ero alla cassa, avevo comprato qualcosa. Mi aveva messo lo scontrino nel sacchetto e mi ci fa, in rumeno ovviamente, non in italiano, sì. Lo scontrino è nella busta. Io non avendo capito niente, pensavo mi avesse fatto una domanda e ho detto no. Ho detto, c'era il tizio che l'ha no, guardato malissimo. Ho preso, mi sono girato e me ne sono andato. Me ne sono accorto dopo perché l'ha detto Lari. Ma questo tizio mi ha guardato malissimo. E tra l'altro, volta dopo ancora, sì, andiamo dopo a comprare giorno. Dopo qualche giorno andiamo da comprare. C'era sempre lo stesso tizio alla cassa. Non ci hanno voluto andare. C'è andata lei a comprare la cosa. E mi ha detto la stessa identica cosa. E gli ho detto, sì, grazie. Ma... punto orco Marco. Non l'ho notato da subito. No. Va bene. Ci chiede, hai mai mangiato un panino mentre facevi la cacca? Perché come fai a concentrarti così tanto? Cioè, no, più che altro come fai a mangiare dalla puzza. Valentina Fravetti ci chiede, hai mai preso zero in una verifica? Vabbè. No, serio? Ma non ci credo. No, dai. Prima media.
Storia dell'arte, ho preso 0,5. Storia dell'arte facevi? Storia dell'arte. Arte, e c'era anche storia dell'arte. Ho preso 0,5. Ma cosa hai fatto? L'hai lasciato in bianco? Praticamente. Ho scritto nome, cognome e un risposto una cosa e basta, non sapevo più tutto. Vabbè, ma come si fa a dare 0,5, raga? In prima media. Hai pianto? No, non me ne fregava niente. Era la storia dell'arte, ma chi si frega di storia dell'arte, io, ragazzi? Io l'ho fatta. Oh, una come si deve. La Kia. La Kia di... La trattino, vabbè, insomma, hai capito. Sì. Hai mai fatto un hai mai? Dilemma, perché in effetti lo sto facendo al momento. Però lei mi ha chiesto hai fatto, quindi al passato, quindi no. Però in teoria quelli che lo vedranno, noi l'avremmo già fatto. Quindi sì, no. Quindi è un sino. È un sino, esatto. È il sino ad adesso? Non so. Oh, è un no sì. No. No, so. Bene ragazzi, abbastanza vergogna per oggi, per stasera direi, può bastare. Sì, per questo pomeriggio. Per questo, vabbè, ormai qua è notte fonda, sì. Sono le 5 di pomeriggio, ma è già buio, sembra Natale. Comunque ragazzi, direi che quello che è uscito più imbarazzato da questo video sono io, perché sì, decisamente, io sono una ragazza normale. Ho ammesso normale. Che non mangio il panino mentre faccio la cacca, che è una cosa che fanno tutti. Sì, è vero. È vero, è vero. Tutto i panini di quelli proprio... stasera lo provi, ti faccio un panino e fai la cacca e te lo mangi nel mentre. Non l'ho già fatta. E poi metto la storia su Instagram. Comunque ragazzi, speriamo che questo hai mai vi sia piaciuto. Quindi nel caso ricordatevi di droppare un like e di iscrivervi se non l'avete già fatto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!